Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Rieccoci qui con Salt and Sanctuary e riprendiamo da questo santuario del credo di Devara, dove ci eravamo interrotti l'ultima volta. Prima di proseguire verso il Castello delle Tempeste, come vi avevo promesso, volevo recuperare qualche oggetto che adesso possiamo raccogliere. Grazie a questo marchio che abbiamo ottenuto. E anche fare un'altra cosa. Qui c'era rimasto un nemico che non avevo sconfitto, quindi ormai l'oggetto l'abbiamo recuperato, però anche qui vi avevo detto che l'avrei sconfitto, questa mostruosità. Voglio portarlo soltanto verso l'esterno perché così vedo meglio. Ecco, questo non me l'aspettavo. Ok, ed è andato. Intanto vediamo che cos'era, perché è un... Acaro armato, era lui. Una chitinosa creatura cavernicola pesantemente corazzata. L'acaro armato è in realtà due creature. Un granchio ogre e la sua carnosa vittima bipede, solitamente un uomo, utilizzata dal mezzo busto in giù. La vittima in realtà non muore durante la fusione, anche se dopo l'inizio del processo non può sopravvivere senza il suo ospite. Wow. Su quest'isola succedono cose strane comunque. Va bene, comunque, a parte questo acaro gigante mutato, qui vicino al primo boss c'era una zona che non si poteva raggiungere. Vediamo se mi ricordo. Era da questo lato. C'era un'altra di quelle colonne che però non potevamo utilizzare. Poveracci questi vaganti mezzi nudi. Va bene, era di qua. Sì. Ok, adesso che abbiamo il marchio, ma di qua torniamo subito giù, invece no, a sinistra. Vediamo di qua. Un paio di arcieri. Ah, lì c'è un oggetto e sopra un cavaliere di bronzo. Subito. Non ci ha fatto neanche arrivare lì vicino a lui. Tiè. Ci ha lasciato una guida di pietra e l'anello scintillante. Anello scintillante. Questo. Aumenta il potere di guarigione. Bene. E poi la guida di pietra. Allora, qui c'è anche un baule. Con il set da cavaliere. Non c'è altro, vero? No. Vediamo un attimo velocemente questo set. Dovrebbe essere qua. Il cavaliere orrido. Un set pesante classe 4, quindi per il momento
Lo possiamo soltanto sognare. È abbastanza pesante, però. Classe 4. Pesa il corpo centrale. Pesa 31, il nostro che abbiamo adesso 15. Il nostro set iniziale pesava 15. Quindi pesa più del doppio. È una perla nera, wow. Quindi un livello in più, quasi gratis, diciamo. E qua non c'è altro. E per tornare sotto direi che è meglio tornare di qua. Va bene. E adesso possiamo proseguire da dove ci eravamo interrotti. Ok. Ormai li falciamo come se niente fosse. Era di qua, sì. Perfetto. Passo di banditi. E adesso c'è quest'altra zona infame che dovremo ripercorrere ancora una volta. Ancora? Soldato annegato. Ho l'anello degli oggetti, vero? Sì. Così nel frattempo magari farmiamo anche altri oggetti utili. Ok, là. Raccogliamo orecchie come se non ci fosse un domani. Mica dobbiamo fare le collane. Vabbè, comunque finalmente possiamo raggiungere questo castello delle tempeste. Abbiamo il marchio, quindi andiamo avanti. Abbiamo raccolto anche l'oggetto lì sopra e adesso si inizia a fare un po' più sul serio. Oh, un gigante. Benvenuti. Wow, che salto. Merda. Vediamo un attimo. Ah. Ok. Buon recupero. Ceneri del teschio di brace. Questo nemico ci lanciava addosso qualcosa di esplosivo. E qua c'è uno spadaccino che fa un attacco malefico. Allora, non ricordo se l'ho già utilizzato. Comunque volevo utilizzare Rammendo. Anche perché volevo vedere insieme a voi come funziona la guarigione utilizzando i miracoli. La nostra barra della vita si è accorciata dopo aver subito quei danni, però anche utilizzando la pozione non riusciremo a riempirla del tutto perché c'è una specie di malus che ci fa accorciare la vita man mano che subiamo i danni. Invece utilizzando un miracolo possiamo recuperare più punti vita, però a discapito della barra dell'energia. Vediamo. Infatti ho recuperato tutta la vita, ma la barra dell'energia verde si è accorciata un po'.
Qui c'è una trappola. Oh. Peccato non poterlo distruggere. E qui c'è uno stregone protetto da due teschi. Merda. Wow, quanti danni. Un po' di acqua benedetta ci aiuterà. Di qua per il momento non possiamo andare. Raggio cocente, non ricordo se è una magia o un miracolo. Un miracolo, però è di classe 4, quindi ben al di là della nostra portata. Vediamo un po' di qua che cosa c'è. Ah! Quanti danni ci fanno? Accidenti. Lassù c'è un oggetto, ma per il momento non possiamo raccoglierlo. Quindi... Wow! Cavolo, mi sono dimenticato. Stavo per fare una frittata. Ok, i teschi sono pericolosi. Tu dove vai? Fuoco bitume. Fuoco bitume è quello che ci lanciava addosso, vero? Applicalo sulla tua arma per aggiungere danno fuoco ai tuoi attacchi. Ottimo. Qui siamo tornati all'inizio del castello delle tempeste, ma non c'è niente da fare. Ah, qui c'è una bella trappola, però vorrei cercare di ritorcerla contro quel cavaliere. Vieni, vieni. Vieni, vieni, schiaccia il pulsante della trappola. Vai, vai, continua. Ah. Oh. Anche cadendo indietro ha attivato lo stesso la trappola. Beviamo un sorsino di acqua benedetta. E sbarramento fulmineo. Ovviamente non possiamo utilizzarlo, però è una magia. Occhio. Perfetto. Quindi, da quel lato sulla destra non possiamo procedere. Dobbiamo andare di qua. Là. Qua è chiusa la zona. No! Wow! Non l'avevo mica notato, accidenti. Qua siamo all'esterno e possiamo raccogliere l'anello del fuoco di Impen. Adesso forse non possiamo tornare su. Comunque questo anello è molto molto utile, perché aumenta la difesa al danno fuoco, quindi potrebbe tornarci sicuramente utile. Adesso mi sa che dobbiamo scendere per forza di qua. Lì c'è uno stregone. Wow. Incredibile. Incredibile la quantità di danni che ci fanno. Allora, di qua dovremmo tornare. Perfetto, dove eravamo prima. Quindi direi di proseguire di qua a sinistra. Accidenti. Ok, l'importante era eliminare questi teschi. Basta. Aia. Ok. Sei caduto. Di qua la strada è chiusa. Qua non c'è niente. Foglia d'argento. E
Poesia di un soldato. Ora possiamo tornare indietro? No! Accidenti. Per un pelo davvero. Qua a sinistra torniamo all'esterno, dove troviamo l'anello rigenerante, che però già possediamo. E possiamo attivare questo shortcut che ci riporta all'ingresso del castello vicino al passo dei banditi, quindi non male. Adesso vorrei parlare al cavaliere senza padrone. E questo è il secondo posto in cui possiamo incontrarlo. È importante parlargli se, oltre che per sapere diverse cose interessanti, anche se foste interessati al trofeo, bisogna parlargli tutte le volte che lo incontriamo. Ce l'hai fatta? Guarda questa vista, sbalorditivo, non è vero? Ho sentito che c'è un ladro da qualche parte con ciò che sembrava essere una runa particolarmente utile. C'è anche quel drago fastidioso, bisognerebbe proprio ucciderlo. Beh, lui che è sempre a cerca di avventure. Forse ne ha trovata una alla sua altezza. Ti sei mai chiesto da dove sbucano questi edifici? Chi ha costruito questo castello? Ha un padrone? E quindi non ha altro da dirci. Va bene. Allora, possiamo andare di qua dove c'è un santuario da rivendicare. Quindi possiamo utilizzare la nostra ghianda pietra. E direi di mettere un po' al sicuro quel sale, salire di livello. Un paio li possiamo fare, perfetto. Un paio di livelli li abbiamo fatti e volevo offrire anche la guida di pietra perché potrebbe essere utile tornare qui e magari acquistare qualche altro. Tanto questo è sempre il solito viaggiatore. Qualche altro corno perché non so, mi sento più tranquillo ad averne un po'. Vende solo quello. Ok, proseguiamo. Quest'altro baule cosa contiene? Il set del cacciatore, che era possibile selezionare all'inizio del gioco. Intanto questi altri disgraziati con... Ah, un'altra guida di pietra. Con la gabbia in faccia. Wow, maledetto. Pericolosissimo questo stregone. Vediamo un po', forse non abbiamo visto la sua descrizione. Stregone di corte, lui. Un'incarnazione annegata di un consigliere di Jareth, il re delle tempeste. Gli stregoni di corte erano potenti detentori dell'arcano e diabolici manipolatori delle menti. Wow. Un consigliere di Jareth, il re delle tempeste. Probabilmente era chi governava su questo castello, il castello delle tempeste. E di qua. Lassù c'è un personaggio che però non possiamo ancora raggiungere per ora. Questa leva ci attiva uno shortcut e ci permette di trovare questo scudo piuttosto utile perché è uno scudo che protegge al massimo dal fuoco, la rondaccia della Fenice. Ottimo. Ci sarà sicuramente utile. Allora, liberiamoci da questa gabbia. Qui sotto abbiamo già esplorato abbastanza, direi di tornare su. Ok,
andiamo oltre. Un po' troppo buio fuori. Oh, e qui c'è un piccolo santuario checkpoint. Da quest'altro lato c'è un oggetto. Foglia d'argento. E qui in alto un baule. Col mercante di pietra, perfetto. Dall'altro lato del ponte c'è un oggetto. Vediamo se riesco a recuperarlo. Un anello dell'avidità. Aumenta il sale ottenuto dai nemici uccisi. Questo sarà sicuramente utile. Per farmare altro sale in più. Va bene, allora. Di là siamo andati. Siamo vicini ad un altro boss. Eccoli. Il candelabro che ci fa capire che stiamo per affrontare un boss. Il cavaliere senza padrone ci ha parlato prima di un drago, quindi sarà meglio prepararsi. Tra tutti i set, una delle armature che protegge maggiormente contro il fuoco è il set completo del maniscalco, quindi volevo indossarlo. Anche i suoi guanti non hanno protezione da veleno, sacro arcano, non hanno equilibrio, però almeno difendono bene dal fuoco, che è quello che mi interessa. Sì. Non ricordo se anche un elmo. No, però uno degli oggetti più utili è la zucca spaventosa, perché difende molto bene dal fuoco, quindi vediamo se ce la faccio con il carico. Penso di sì. Sì, ci siamo. Va bene, manca ancora una cosa. Direi di togliere la pietra del destino e mettere questo anello. Poi c'era anche questo, però non penso che mi servirà a rotolare. O sì, forse sì. Questo però è anche utile. No, magari allora togliamo questo. C'era l'altro anello. Che aumentava il potere di guarigione, quindi potrebbe tornare utile. E poi questo per il momento lo tolgo, perché non voglio confondermi mentre combatto. Anche luce non dovrebbe servire. Volevo provare ad utilizzare la pietra scossa che abbiamo trovato prima, perché aggiunge il danno elettrico alla nostra arma e penso che potrebbe darci una mano contro questo boss. Quindi proviamo. L'applico subito e via. Il Draco Kraken. Ah. Oh. Per un pelo. Ah, stai lontano. Utilizzo un'altra pietra scossa. Ed è finito. Non gli abbiamo dato tregua. Sconfiggendolo ci darà il suo corno e ci sbloccherà un trofeo. Ah, che liberazione.
Proseguendo da questo lato possiamo raggiungere questo personaggio e vediamo un po' chi è. Oh, ciao! Cosa ci faccio qui seduta? Sono il migliore ladro degli 8 regni. Ma che cosa può fare un ladro per sconfiggere un drago? Un pugnale contro le scaglie di drago? No. Me ne resto qui. Mi scusi, ma non so se è lo stesso drago, ma... Tu hai ucciso il drago? Beh, se tu ce l'hai fatta, è probabile che anche qualcuno come me possa uccidere mostri potenti. Ecco, prendi questo marchio. Farà male, ma è uno strumento fondamentale per un ladro. E ci dà un nuovo potere, una nuova abilità, grazie al marchio Gettaombre. C'è un tesoro nel cuore di quest'isola e sarà mio, aspetta e vedrai. Ok, non ha altro da dirci. Allora, proviamo subito il nuovo potere per raggiungere quell'oggetto lì. Possiamo saltare aggrappandoci alle pareti adesso. E grazie a questo potere abbiamo trovato questo ciondolo molto molto utile. Il ciondolo di Impen che aggiunge danno da fuoco ai nostri attacchi, che non è niente male. Ok, allora adesso vorrei tornare al santuario usando il corno del richiamo. Eccoci qua, Castello delle Tempeste. E magari livellare un po'. 3 livelli, niente male. Allora, albero delle abilità, abbiamo un sacco di perle da utilizzare, quindi ci possiamo divertire. Volevo sbloccare l'armatura pesante di classe 2, quindi che aumenta anche di 2 punti la resistenza. Sì. Poi volevo anche raggiungere il difensore di classe 4, però qui c'è anche una borsa delle cure che ci aspetta. E comunque la strada che aumenta il carico non mi dispiace, anche perché vorrei utilizzare qualche armatura un pochino più resistente. E anche di qua dovremmo andare avanti, insomma. Non bastano mai le perle nere. Per il momento andiamo avanti di qua, aumentiamo un po' il carico, forza, che non fa mai male, e un'altra borsa delle cure. Perfetto, ne abbiamo ancora due. Potrei accorciare un po' la strada per arrivare di qua. E magari aumentare la resistenza, dai. Così il prossimo passo è il difensore di classe 4, che è quello che mi interessa maggiormente perché ho intenzione di brandire uno scudo che sarà piuttosto efficace. E poi proseguire anche un po' per aumentare il carico e poi pensavo anche lo spadaccino di classe 4, tra un po'. Va bene, allora per il momento basta così. Magari torniamo con il nostro set. Cosa avevo prima? Il set da razziatore forse. Furfante. E razziatore, ci siamo. Ok. Lo scudo. Possiamo camminare tranquillamente. Va bene. Allora, ragazzi, io mi fermo qui con questo video. Spero che vi sia piaciuto. Se fosse così, lasciate un mi piace e anche un commento. E seguiteci anche sulla pagina Facebook. Io vi ringrazio ancora. Vi do appuntamento con il prossimo video sul canale di Safutobu. Ciao a tutti. Thank you.